Terzo minuto, Damiani decide di risolvere con una manata il confronto agonistico con Cabrini per la conquista di una palla alta. Il KO non lascia dubbi sulla sua espulsione. La Juve ringrazia e si rilassa, forse anche troppo. Il Milan infatti ce la mette tutta. Lancio di Blissett per Tassotti dentro una difesa aperta, ne viene fuori solo un calcio d'angolo con recupero di Bonini. Alla quarta d'ora la Juventus va in vantaggio, scambio tra Platini e Rossi, il tiro al volo è un po' strano, due rimbalzi a terra e la palla in rete, 1-0. La partita rimane equilibrata, il Milan corre anche per chi è fuori, con Baresi a tutto campo, suo il tiro che impegna Tacconi. Poco dopo ancora Baresi conquista palla e scambia con Verza. E poi con Blissett, l'azione è nitida ma la mira è sbagliata. Ripresa con il Milan in pieno forcing, si discute su un contrasto tra Gerez e Bonini in area, Lobello dà l'impressione di aver visto bene. Tacconi non è mai impegnato, in 20 minuti deve solo fermare una facile deviazione di Spinosi. La Juve aspetta e raddoppia, lancio di Boniek per Rossi che si fa 40 metri palla al piede. Il tempo solo di prendere la mira e Piotti è battuto dalla rasoterra fil di palo, 2-0 con fuga di Rossi che rivediamo. La Juventus si porta sul 3-0 con uno slalom di Platini che serve Vignola, entrato al posto di Penzo al decimo. La conclusione nelle parole di Castagnier e di Platini. Ma io credo che la partita si sia decisa nel giro di un paio di minuti.